La notizia è saltata fuori durante un vivace scambio di idee tra l'ex assessore regionale alla cultura Aurora Notarianni e il sindaco Renato Accorinti durante la puntata di Malalingua dedicata alla bellezza negata. L'assessore Notarianni ha comunicato che il WWF le ha dato mandato legale per far valere le proprie ragioni, per far prevalere la bellezza sulla bruttezza. La Corte di Cassazione nel settembre scorso ha reso definitiva una sentenza dei giudici di secondo grado che confisca quel bene, la palazzina lievitata a dismisura a livello di cubatura e quindi di appartamenti da vendere in barba a legge e piano regolatore. Si tratta di quella palazzina oggetto di un'inchiesta della magistratura che fece tremare i palazzi della politica messinese, oro grigio. Il comune, ha spiegato l'avvocato Notarianni, dovrebbe dar seguito a quella sentenza e acquisire quel bene e poi abbatterlo, come si fa con tutti i beni abusivi realizzato violando le regole. L'avvocato Notarianni si recherà a Palazzo Zanca per notificare la diffida. La situazione è contorta, ha replicato il sindaco Accorinti, ma risolvibile. Le carte sono a vostra disposizione.